Molti appunto hanno, diversi di voi hanno segnalato che una notevole complessità del lavoro da svolgere, eccessivo dispendio di tempo ed energie per reperire materiali da cui attingere l'evidente, considerata la mole di impegni gravante sul personale e di nuovo l'esiguità del tempo a disposizione. Ecco, sicuramente. La raccolta delle evidenze è il momento più, di attività più intensa insomma, che vede coinvolte molta parte del personale. Il gruppo di autovalutazione deve somministrare il questionario, deve fare l'intervista, deve raccogliere diversi dati e ancora qualcuno appunto ci domandava perché appunto impegnare il personale in questa raccolta di dati. Di questo ne abbiamo così, in questa raccolta così, come dire, dispendiosa, così impegnativa di dati. Ecco, anche di questo abbiamo parlato la volta scorsa. In realtà raccogliere le evidenze, il CAF guida la raccolta delle evidenze e vi guida appunto in questa raccolta delle evidenze perché rappresenta un modo per, come dire, per mettere a sistema, per raccogliere in un posto unico, per avere un repository di tutte queste evidenze appunto che riflettono il comportamento organizzativo, quindi l'approccio della vostra organizzazione rispetto ai vari aspetti toccati dal modello. E d'altra parte, vi ricordavo la precedente nel webinar precedente, che appunto il processo di autovalutazione è un itinerario che inizia appunto con l'esame di dati e di fatti, poi procede con la raccolta, l'interpretazione e la trasformazione di questi in informazioni e poi in sintomi. Infine, su questa base porta all'elaborazione di una diagnosi. Si tratta di un percorso inferenziale che è quello che anima la stessa indagine scientifica. E in questo caso la valutazione assume una dimensione di ricerca. Quindi non si tratta meramente di, come dire, quella che molte volte no, anche viene fatta come osservazione, di un altro adempimento burocratico, di mettere insieme delle carte, dei numeri, dei dati, ma si tratta, come dire, un po' di tracciare e disegnare la fotografia della vostra organizzazione mettendo insieme tutti i pezzetti che registrano quello che la vostra organizzazione fa rispetto agli elementi, agli aspetti toccati dal modello. Bene, queste naturalmente non sono tutte le segnalazioni che ci sono state fatte. Sono quelle comuni, quelle più ricorrenti, e direi di passare invece a quelle che, se non avete osservazioni ulteriori da fare o criticità ulteriori da segnalare rispetto a queste che io ho messo in evidenza, direi di passare a quello che è il tema di questa. Di questa aula. Io preferirei chiamarla aula proprio perché ha un carattere abbastanza operativo. Infatti adesso passeremo proprio a vedere qual è l'attività nella quale sarete impegnati a seguito della raccolta delle evidenze. Allora, vediamo un attimo a che punto ci eravamo lasciati. Noi ci eravamo lasciati a questo punto, cioè con questa griglia, la griglia di analisi dei fattori abilitanti, nella quale dove va imputato, va collazionato, vanno collazionate tutte le evidenze raccolte rispetto ai vari esempi del modello. Quindi i dati e le informazioni ricavate dal questionario, i dati e le informazioni ricavate dall'intervista, altri dati.
A che cosa ci serve tutto ciò? Tutto ciò ci serve a pervenire ad una sintesi, quella che noi impropriamente chiamiamo sintesi, in realtà una descrizione del sottocriterio rispetto sulla base appunto di queste evidenze raccolte. Perché questo? Perché il rapporto di autovalutazione si compone appunto di una sintesi del sottocriterio, laddove per sintesi noi intendiamo una descrizione oggettiva della vostra organizzazione rispetto agli esempi del modello CAF e poi alla definizione di punti di forza, di punti di debolezza, di idee per il miglioramento, l'elenco delle evidenze e poi il punteggio, diciamo un punteggio che è parziale e poi totale. E quindi il rapporto di autovalutazione sarà composto da tutte queste parti. Bene, vediamo come va redatta quella che io vi ho detto, chiamiamo impropriamente sintesi, ma diciamo possiamo parlare più diciamo, opportunamente di descrizione dell'organizzazione rispetto a ciascun sottocriterio del modello CAF. Come deve essere questa descrizione? Questa descrizione deve essere sintetica e chiara, quindi esprimere in modo sintetico e chiaro il contesto organizzativo con i processi e gli strumenti in atto. Perché specifichiamo sintetico e chiaro? Perché molte volte ci ritroviamo o davanti a delle descrizioni lunghissime, perché in effetti poi soprattutto gli istituti scolastici, no? Si dilungano in descrizioni molto anche alcune volte anche molto puntuali rispetto a quello che viene fatto, oppure ci troviamo poi di fronte a delle descrizioni brevissime, molto sintetiche, che non danno contezza, che non rendono conto di ciò che effettivamente l'organizzazione fa. Quindi sicuramente questa descrizione, che è il frutto di tutte, che si basa sulle evidenze che avete raccolto, deve essere sintetica, chiara, deve essere correlata con la definizione e gli esempi del sottocriterio. Perché diciamo correlata? Perché molte volte la scuola descrive quello che fa, ma diciamo, come dire, in maniera avulsa da quelli che sono i riferimenti che dà il modello CAF. Quindi, come dire, come se si andasse un po' fuori, come dite nel vostro linguaggio, un po' fuori traccia, fuori tema. Si parla di quello che si fa, dei progetti che si fanno, ma è fuori contesto rispetto a quello che chiede la definizione e gli esempi del sottocriterio. E poi come deve essere questa descrizione? Deve mettere in evidenza non solo ciò che la scuola fa in modo adeguato, ma anche gli aspetti carenti, quello che fa in modo adeguato o inadeguato, incompleto, e quello che ha intenzione di fare, quindi quello che non fa. Quindi mettere in evidenza ciò che la scuola fa rispetto a quello che viene chiesto dal modello CAF e ciò che la scuola non fa. E poi questa descrizione si deve basare sulla logica di valutazione PDCA. PDCA sta per Plan, Do, Check, Act, è una, diciamo, è uno, come dire, la filosofia alla base del modello CAF, di cui poi vi parlerò nello specifico dopo, ma siccome c'è una domanda la introduco. Per il modello CAF ogni attività deve seguire questo ciclo, questa ruota, cioè ogni attività deve essere pianificata, quindi il plan pianificata, do agita, quindi fatta, realizzata, e poi check, controllata. Dopo il check c'è l'act, quindi l'azione che interviene a valle, che noi realizziamo a valle del controllo, quindi il correttivo. Quindi il modello CAF, in base, diciamo, appunto, chiede che ciascuna azione dell'organizzazione venga pianificata, agita, do, realizzata, check, controllata e poi riagita a seguito del controllo con i correttivi. Questo, diciamo, perché il modello CAF insiste molto su questa logica PDCA, perché vedete, la maggior parte delle organizzazioni, quello che noi abbiamo potuto notare nel corso
anche del tempo, delle esperienze con le diverse tipologie di amministrazioni pubbliche, soprattutto si concentra sul plan e sul do, quindi sul pianificare e sul fare, ma poche volte invece si concentra sul check, sul controllo, sul controllare, sul monitoraggio. E invece il modello CAF insiste molto, infatti voi non so se l'avete notato, ci sono diversi esempi nel modello CAF in cui vi si richiede la revisione, ad esempio, della mission e della vision, la revisione degli approcci, in modo perché anche la mission, la vision, così come le altre cose, non devono essere scritte nella pietra, ma col tempo, con le modifiche che intervengono a livello sociale, a livello economico, insomma a tutti i livelli, si deve eseguire un controllo, un monitoraggio e quindi si devono apportare dei correttivi. Queste sono un po' le organizzazioni liquide, le learning organization, cioè quelle che si adattano ai cambiamenti, quelle che appunto continuamente monitorano il loro operato, la loro attività e apportano dei correttivi. Questa è la logica PDCA e anche la descrizione di ciò che l'organizzazione fa rispetto agli esempi del modello CAP deve essere fatta tenendo presente questa logica del plan, del do, del check e dell'act. Andiamo avanti. Io qua in queste slide vi ho portato alcune Ho raccolto alcuni, scusate, alcuni esempi di descrizione, di come vanno fatte le descrizioni. Ad esempio rispetto al sottocriterio 1.1, no? In cui viene chiesto come la scuola sviluppa e definisce la mission, la vision, il codice di valori. Vedete qua diciamo c'è questa descrizione che appare sintetica, chiara, correlata agli esempi del modello CAF e si dice che la scuola esplicita mission e vision nel POF, nella carta dei servizi, esplicita i propri valori nella carta dei servizi e del codice e del codice etico, c'è una percezione diffusa da parte del personale di rispetto, di fiducia anche se al momento non ci sono iniziative finalizzate in tal senso, che potrebbero sicuramente rappresentare un utile elemento per migliorare, vedete, non solo ciò che la scuola fa, ma anche ciò che la scuola non fa. La scuola, vedete nel penultimo paragrafo, che poi avrete modo sicuramente di leggere con maggiore attenzione, la scuola riesamina annualmente mission, vision, valori, obiettivi strategici ed operativi anche in relazione ai cambiamenti dell'ambiente esterno. Il riesame apporta, se necessario, correttivi sempre finalizzati al miglioramento continuo. E qua, vabbè, dovreste inserire, andrebbero inseriti eventuali esempi. Quali invece possono essere esempi di sintesi non pertinenti? Guardate, ad esempio, in questo caso il sottocriterio 1.2, gestire l'istituzione, la sua performance e il suo miglioramento continuo, a un certo punto in questa descrizione si dice in corso d'anno sono effettuati continui monitoraggi sulle iscrizioni, sui passi formativi, al termine dell'anno sulle certificazioni, sul numero degli ammessi. Non sono effettuati confronti in quanto non sono disponibili dati di altri CPIA, né è possibile riferirsi a standard nazionali come l'INVALSI, in quanto non sono effettuate rilevazioni di questo tipo sulla popolazione scolastica. La comunicazione interna ed esterna può essere migliorata attraverso l'implementazione del sito web. Vedete, questa non è diciamo, questa parte qua in particolare fa riferimento più a quello che viene chiesto in questo sottocriterio, che è un sottocriterio relativo ai fattori abilitanti, quindi agli approcci, a quello che l'organizzazione fa riferimento un po' di più ai risultati, al numero degli ammessi, al numero delle certificazioni linguistiche, ai confronti. Quindi è come se in questo caso la scuola fosse andata, l'organizzazione fosse andata fuori tema, anche quando parla della comunicazione interna ed esterna che può essere migliorata. E quindi questo è uno degli esempi di sintesi non pertinenti. O un altro esempio può essere questa di cui vi dicevo prima. Vedete, abbiamo avuto da un lato una descrizione
abbastanza lunga. Da quest'altro lato, rispetto a sviluppare strategie e piani tenendo in considerazione le informazioni raccolte, l'istituzione scolastica ha messo in atto azioni volte a informare i portatori di interesse delle attività formative e delle linee progettuali perseguite. Il coinvolgimento dei portatori di interesse risulta limitato, soprattutto per quanto attiene alla collaborazione nello sviluppo della progettualità formativa. Quindi vedete, molto stringato, molto, una descrizione molto, molto sintetica, che non dà conto di ciò che la scuola effettivamente fa. Una descrizione in cui, tra l'altro, vedete, manca l'elenco delle evidenze che supporta questa sintesi. Ancora, dicevamo prima, in cui non vengono descritti esattamente gli approcci, cioè come la scuola fa le cose, ma si dice cosa la scuola fa e non la modalità che la scuola adotta per fare queste cose. Quindi spero sia chiaro questa parte. A seguito della raccolta delle evidenze, bisogna mettere insieme tutto questo e pervenire a una descrizione che deve essere sintetica, chiara e correlata a quello che vi richiede il modello. Altra cosa invece è la sintesi dei risultati. Quando rispetto ai risultati vi abbiamo chiesto di raccogliere dati quantitativi oggettivi, è proprio su questo, sulla base di questo, che deve essere fatta la sintesi, e questi dati devono essere riportati, vedete, in forma facilmente leggibile e valutabile, quindi con grafici, tabelle a cui vanno aggiunti commenti che permettono una interpretazione dei contenuti. La sintesi dei risultati, mentre quella dei fattori abilitanti, vi ricordate, si basa sul ciclo PDCA, quindi pianificare le attività, eseguire, realizzarle, controllarle, check e poi agirle. Quelle dei risultati si basano sulla logica trend, target e copertura. Cioè, rispetto ai risultati, il staff chiede che vengano riportati dei trend, dei target che sono fissati, e di coprire alcune aree che insomma, vengono ritenute rilevanti. Che cosa accade invece molte volte quando si fa la sintesi, la descrizione rispetto ai risultati? Che molto spesso si riportano solo alcuni dati quantitativi per alcuni sottocriteri, che più che descrivere i risultati si riportano gli approcci. Quindi per esempio si dà vita a delle descrizioni molto qualitative, vedete, come in 7.2, nel sottocriterio 7.2, i dati della segreteria riguardanti le assenze del personale sono molto bassi, laddove molto bassi stiamo facendo una valutazione, stiamo esprimendo un giudizio, un apprezzamento, però naturalmente rispetto a questo molto bassi non sappiamo queste assenze del personale, se sono 10, 20, 30, non siamo in grado quindi di capire questo molto basso, questa affermazione rispetto a che cosa è stata riportata. Quindi quello che noi vi diciamo rispetto alle sintesi dei risultati è di fare sempre riferimento ai dati numerici, di riportarli in grafici, tabelle, e soprattutto di interpretarli e quindi dare delle valutazioni che poi sono sostenute effettivamente dalle evidenze. Io in questa slide vi ho riportato un esempio di sintesi dei sottocriteri relativi ai risultati. Ad esempio, vedete, la scuola è fortemente impegnata nel promuovere la propria immagine attraverso attività finalizzate. Per ogni aspetto considerato ha stabilito un obiettivo da raggiungere, quindi il
il target, negli ultimi 2 anni la scuola può rilevare andamenti positivi, quindi il trend. Quindi trend, target e copertura sono gli aspetti che noi invitiamo a tenere presenti nella descrizione dei risultati. Che suggerimento vi possiamo dare? Dovete tenere presente che i criteri dal 6 all'8 sono divisi in due sottocriteri. Il primo sottocriterio è relativo alla percezione, quindi in questo sottocriterio dovete riportare tutti i dati che possono derivare da indagini di customer. Mentre il secondo è relativo a misurazioni di performance, quindi a dati più oggettivi. Infine, laddove ci sono trend negativi, vanno motivati, cioè se c'è un trend, avete dei dati per più anni, avete dei dati spalmati su più anni, questi dati sono in negativo, va motivato. Così come alcuni di voi ci chiedono che cosa succede se noi non abbiamo trend perché abbiamo raccolto dati solo un anno oppure li abbiamo raccolti 2 anni fa, poi non li abbiamo più raccolti, anche questo va descritto, va segnalato proprio perché ci dà l'opportunità di riflettere sul fatto che sia stato fatto una volta e non è stato più ripreso o comunque sul fatto che c'è un trend, su un trend negativo. Ecco, questo è dunque quello che mi sento di dirvi rispetto alle sintesi, alle descrizioni dei sottocriteri e per capire se stiamo procedendo nel modo giusto, io vi invito quando vi accingerete a descrivere i sottocriteri per i fattori abilitanti, magari ecco, a fare un'autovalutazione dell'autovalutazione ponendovi queste domande. Sono riuscito ad esprimere in modo sintetico e chiaro il contesto organizzativo e gestionale della mia scuola? Sono rimasto all'interno del contenuto dello specifico sottocriterio usando gli esempi forniti come riferimento? Quindi questo vedete rispetto a quando dicevamo di non andare fuori traccia. Ho descritto oggettivamente la realtà della mia scuola in modo utile da poterne desumere punti di forza e punti di debolezza. Nelle sintesi relative ai risultati, ho presentato dei risultati capaci di fornire informazioni adeguate sulle performance della mia scuola. Sono riuscita a far emergere la relazione causa-effetto tra i risultati riportati e i pertinenti fattori abilitanti. Ho presentato i risultati in forma agile, per esempio con tabelle, grafici, cruscotti, e ancora ho mostrato i trend, i confronti con gli obiettivi e con altre organizzazioni esterne, in modo che i risultati presentati possano essere opportunamente valutati. Queste vogliono essere semplicemente delle domande guida che vi possono appunto orientare nella vostra quando vi accingerete a fare questa sintesi sia dei fattori abilitanti sia dei risultati. Vedo che ci sono delle domande, alcune che riguardano appunto questa parte, questa della descrizione, qualcun'altra che riguarda il questionario. Vediamo un attimo, prima di passare al secondo argomento che riguarda la valutazione, di passare un po', di cercare di rispondere a queste domande. In particolare rispetto al questionario, la professoressa Neri dice appunto: per il questionario noi vorremmo riportarlo su un modulo di Google per semplificare l'elaborazione dei dati. Possiamo farlo, certamente. Noi vi mettiamo a disposizione dei modelli e degli strumenti, ma sicuramente se vi è più semplice per semplificare l'elaborazione per l'elaborazione dei dati, di portarlo su un modulo di Google, potete farlo. In realtà tenete presente che comunque sulla piattaforma voi avete a disposizione due link, uno che appunto vi indirizza al questionario, un altro che vi indirizza a un foglio in cui ci sono proprio le elaborazioni, quindi non so se
come mai avete questa esigenza di utilizzare un modulo di un altro modulo, ma in ogni caso se insomma vi risulta più semplice, però vi ripeto, sulla piattaforma trovate due link, quello da inviare al personale relativo per il questionario e un altro proprio per l'elaborazione. Quindi insomma, non dovrebbe avere, non ci dovrebbe essere questa esigenza, però diciamo, siete liberi anche in questo caso di utilizzare quello che è più fitting, più adeguato alle vostre necessità. Invece, l'Istituto Comprensivo Dante Alighieri di Pesaro ci dice che hanno difficoltà a incrociare i dati fra i criteri, i dati e le informazioni ricavate dal questionario e i dati e le informazioni ricavate dall'intervista. Bene, a sostegno di quello che dicevo io prima c'è la professoressa Paglionico che dice che hanno usato il nostro foglio Excel ed è ottimo. Bene, mi fa piacere anche questa osservazione, grazie, così c'è uno scambio continuo, come dire, e reciproco di esperienze. E rispetto a questa domanda dell'Istituto Comprensivo Alighieri di Pesaro, allora, qual è il punto di partenza? Il punto di partenza è il questionario, dopodiché si procede all'intervista. Tuttavia, nell'intervista ai dirigenti, che si compone di due parti, ricordate, quella bimodale, composta da domande appunto a risposta bimodale e poi le domande di approfondimento quantitativo. Io ricordo, e correggetemi se sbaglio, che proprio nell'intervista al dirigente l'intervista è strutturata proprio in modo tale da riportare la domanda al dirigente con il riferimento al sottocriterio appunto a cui quella domanda si riferisce. E abbiamo inserito un box in cui vi abbiamo riportato anche la relativa domanda del questionario, proprio per incrociare, per confrontare la domanda del questionario, quindi la risposta del personale, con la risposta del dirigente. Naturalmente voi sapete che non tutte le domande dell'intervista al dirigente corrispondono con tutte le domande del questionario. Una parte delle domande del questionario sono comuni, mi sembra all'incirca una ventina, tutte le altre non sono comuni perché naturalmente si tratta di due punti di vista diversi e si tratta di coprire quanti più esempi possibili, quindi sicuramente alcune domande dell'intervista al dirigente vanno a coprire alcuni aspetti esaminati dal modello CAF, così come alcune domande del questionario al personale. Quindi io direi, diciamo, vi consiglierei, vi indirizzerei comunque a utilizzare la strumentazione presente in piattaforma, in cui proprio rispetto all'intervista ADS e DSGA viene riportata sia la domanda, accanto alla domanda rivolta al dirigente, anche la domanda relativa rivolta al personale, in cui voi potete, chi farà l'intervista potrà appuntare anche la risposta del personale e valutare se conviene approfondire o meno quella domanda, proprio se ci sia, se, laddove ci fosse una discrepanza, uno scostamento. Cosa vuol dire PDCA? Mi sembra che diciamo, abbiamo risposto a questa domanda. In ogni caso, non temete, proprio nel mio intervento successivo ci ritornerò. E poi vedo sicuramente vedo il professor Orsi, che insomma, siamo lietissime che sia con noi. Che dice appunto che ha l'esigenza di mettere ordine nei processi, questo richiede molto tempo perché i processi sono la porta per far capire il senso del CAF. Sì, purtroppo sicuramente il tempo, lo dicevamo all'inizio di questa aula, è uno di quei fattori, come dire, che condiziona
il nostro lavoro e sui processi c'è sempre molto da lavorare proprio perché anche questa sensibilità verso i processi, verso la mappatura dei processi è come dire, non è comune, quindi sicuramente è qualcosa su cui bisogna lavorare, però è anche vero che diciamo, è qualcosa su cui si può lavorare anche nella fase del miglioramento, cioè laddove in sede di autovalutazione identificate delle criticità sui processi, questo può venire fuori appunto come criticità su cui lavorare nella fase del miglioramento. Quindi anche diciamo su questo vi invitiamo a fare attenzione. Vedete, molte volte un'altra cosa ricorrente che accade rispetto, avete visto prima, i risultati sono i criteri relativi ai risultati sono strutturati in due sottocriteri, uno relativo alla percezione. Vedete, uno relativa alla percezione in cui per i risultati vi viene chiesto di riportare i dati di percezione. Sapete qual è la domanda più ricorrente che ci viene posta? Ah, ok, quindi dobbiamo somministrare questionari di percezione per rilevare la percezione dei docenti, dei genitori, degli alunni. E noi diciamo, non necessariamente, non in questa fase, perché in questa fase potete anche semplicemente limitarvi a segnalare la criticità che questi dati di percezione voi non li avete. Sarà invece nella fase successiva del miglioramento, quindi l'autovalutazione vi è servita a identificare il punto di debolezza, non ci sono le rilevazioni di percezione, il miglioramento è definire azioni di rilevazione della percezione. Quindi questo per dire che già la sensibilità di identificare delle aree su cui lavorare, come che possono essere i processi o che può essere appunto l'ambito, l'area relativa alla percezione, è sicuramente indice di una vostra attenzione al lavoro che state svolgendo, ma che non sentitevi, ecco, come dire, soffocati anche dal punto di vista del tempo perché dovete farlo in questa fase. Questo è qualcosa che può essere fatto anche nella fase immediatamente successiva. Quindi l'intervento sulla criticità rilevata può essere fatto anche successivamente.